Bentrovati amici della Stalybet Poker Academy ad un nuovo appuntamento con la nostra scuola di poker, l'unica in Italia che vi offre diversi contenuti gratuiti settimanalmente. Nel quiz di oggi parleremo di pot odds, o meglio, cercheremo di capire se sia caso di fare call oppure fold in una situazione ben precisa del preflop. Partiamo dall'azione. Siamo seduti in un tavolo heads-up con 100 buoi effettivi ed apriamo 3 buoi dal bottone con Jack e Jack. L'avversario decide di effettuare una 3-bet fino a 11 buoi e optiamo così per effettuare una 4-bet fino a 25 buoi. Il grande buio manda i resti e dobbiamo decidere se fare call oppure fold. Supponiamo di sapere con esattezza il range di all-in dell'avversario. In questo caso, diciamo che si tratti di donna-donna più oppure asso-k. Abbiamo deciso di darvi un piccolo aiuto, calcolando l'equity di Jack-Jack contro il suddetto range. Questa è all'incirca del 36%. Che facciamo? Tra 5 secondi forniremo la risposta, ma non esitare a mettere in pausa il video se ti serve più tempo. Ti consigliamo di prendere carta e penna o usare una calcolatrice. Ebbene, si tratta di un semplice calcolo di pot odds. Appurato di avere circa il 36% di equity con il nostro Jack e Jack, è il momento di vedere se riceviamo un prezzo sufficientemente basso per fare call. Ci sono almeno un paio di modi per farlo, e si può sia lavorare sulle odds ricevute che sulle semplici percentuali. Queste ultime risultano forse più immediate ed intuitive, quindi per questo esempio ci limiteremo ad usare quelle. Ci servono soltanto due valori, per fortuna semplicissimi da trovare. Il costo del call e la dimensione del piatto. Sebbene l'all-in sia di fatto di 100 bui, il costo del nostro call è solo 75. 25 erano già stati investiti nel piatto e non vanno più contati. La dimensione del piatto è invece 125. L'all-in dell'avversario ha aggiunto il valore della nostra precedente 4-bet. La formula per capire quanta equity dovremmo avere affinché il call sia corretto è la seguente. Costo del call diviso costo del call più piatto. In questo caso abbiamo 75 diviso 75 più 125, vale a dire 75 diviso 200. Il risultato è 0,375, ovvero 37,5%. Ciò significa che il call è corretto fintanto che la nostra equity è maggiore o uguale a questo valore. Come abbiamo visto, con Jack e Jack abbiamo soltanto il 36% di equity, pertanto, da un punto di vista meramente matematico, con queste premesse il call sarebbe un piccolo errore. Tuttavia, ci teniamo a precisare che la differenza tra la nostra equity e quella necessaria è davvero minima. Pertanto, modificando anche di poco una o qualsiasi delle variabili, la decisione corretta potrebbe diventare il call. Se ad esempio pensiamo che l'avversario non vada all-in in modo così tight, ma aggiunga qualche mano di valore o semplicemente qualche bluff di tanto in tanto, l'equity di Jack e Jack contro quel range salirebbe molto facilmente sopra la soglia del 37,5% e chiamare sarebbe corretto. Allo stesso modo, se avessimo fatto una 4-bet di importo maggiore, il prezzo ricevuto sull'all-in sarebbe a questo punto migliore e con tutta probabilità il 36% di equity sarebbe bastato per fare call. Questi calcoli sono il pane quotidiano di ogni buon giocatore di poker. Potrebbero sembrarti boriosi a prima vista, ma con un po' di allenamento si possono fare in un batter d'occhio. Con questo è tutto. Speriamo che questo quiz vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Non mi resta che augurarvi una buona fortuna al tavolo e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!